Ah, ragazzi, bentornati nel mio canale e benvenuti con ancora l'herpes. Ebbene sì, purtroppo il video che avete visto prima di questo era preregistrato e non avevo l'herpes, perché sennò, cioè, vi dite, ma come? Ma ce l'aveva, poi non ce l'aveva, poi ce l'ha ancora. E ve lo dico, era un video che avevo registrato prima, che praticamente mi è venuta sia di qua che di qua, e è dovuta passare con un prodotto apposta che questa volta non funziona, un balsamo labbra apposta col tea tree, si vede che è scaduto, non lo so, e allora ci sono di acqua ossigenata e piano piano si cuoce praticamente. Vabbè, spero che non vi dia fastidio. Comunque ho messo una matita per non contaminare, perché la rossetta è più difficile da pulire. Ho messo questa matita di Pitterak, una colorazione silk, sì, undressed della linea, e così si pulisce anche meglio, almeno la disinfetto, sto più tranquilla. Ho lo smalto, ho questo smalto che voi mi vedete sempre con smalti lucidi ma non glitterati, questo non si vede tanto bene, invece è piuttosto glitterato. E questo qua di Fabi, Nailaquer, mandava di mettere un colore un po' così, ne ho pochi perché di solito non mi piacciono queste formule così glitterate. Stavo cercando, come si chiama? I am Firework. E mi piace perché comunque è bello liquido, si dà bene, anzi tende anche a scappare un po' via. Però, insomma, tanto per avere le unghie un po' colorate, anche in tema, ho la maglietta, quella che avevo preso su Temu, e niente. Poi sono truccata con questa palette, vi dico anche la palette, la Glam Eyes di Mesaunda, che specchia un casino, e che ho usato, mi ricordo già più, ho usato allora questo colore, poi quello vicino bianco, che infatti è quello che ho messo qui, e poi sopra un'arcata ho messo quello molto chiaro. Aspettate che se non metto gli occhiali non ci vedo niente, questo qui. E vabbè, lo specchio è tutto lercio, niente, velocemente proprio vi volevo dire cosa ho usato. Allora, ho già la gola secca, andiamo bene, perché prima dell'herpes avevo male alla ghiandola, mal di gola, cioè ultimamente proprio l'apparato, tutto questo mi ha preso proprio male. Allora, penso di fare due video come quasi sempre, perché ho un po' di prodottini viso e parecchi corpo, sì. Allora, io partirei, ho usato anche delle mini taglie, eh? Adesso incomincio a avere caldo però con i capelli sciolti, perché adesso ce l'ho sempre legati. I miei bei ricci qua sono sempre tutti stirati, tutti arruffati, tutti tirati tirati, però comincio a avere caldo. Va bene. Allora, vi faccio vedere che ho usato una parte di questa mascherina lampone frutti di bosco di Balea, una parte perché sono due parti e non mi ricordo infatti cosa diceva. Dovrebbe essere idratante, comunque olio di girasole. Sì, niente male, ha parecchi estratti. E cosa di particolare? Ma di particolare niente. Perché sì, a parte appunto i frutti di bosco, che comunque vanno a lenire e fanno bene per la cuperosa, che io ce l'ho, la copro bene, ma ce l'ho. E carina come maschera, sì, mi è piaciuta, però non aveva tanta profumazione di frutti di bosco, quasi niente, peccato per quello. Poi un'altra maschera, vado un po' così, che ho finito questa qua che era vecchissima, cioè l'hanno addirittura rifatta, io ho ancora la versione quella precedente. Questa è maschera Nargilla Viola Detox Lenitiva di Bioficina Toscana, 30 grammi, ci ho fatto due volte perché io abbondo. Tanto con tutte le maschere che ho posso benissimo abbondare.
E non va lasciata troppo perché tendeva un po' a seccare, è una cosa che odio. E questa è le mucillagini di Malvabio, anche questa è una maschera, appunto, come dice, lenitiva. Sì, si mette due maschere lenitive, diciamo. Però questa qui sì, appunto, con il fatto così che ha l'argilla, eh sì, infatti ha il caolino al secondo posto dopo l'acqua. Tende un po' a seccare, io l'ho lasciata forse troppo, intanto che facevo altre cose in bagno. Vabbè, non so neanche se esiste ancora, per cui, cioè, mi è piaciuta, ma non c'è, cioè, un altro tipo che userò. Voglio far fuori un po' di mini taglie, campioncini, cose così. E un'altra, ho usato questa di Florena, sempre in crema, e io purtroppo con le maschere in tessuto non mi trovo. Quando le levo ho una sensazione di calore che mi dà un fastidio tremendo, poi le trovo poco economiche, poco gestibili, proprio mi dà fastidio anche questa cosa in faccia, mi sento soffocare, ma poi preferisco delle belle full size, a parte qui ora, vabbè, vedete queste, però ho anche una full size, che almeno si vedono risultati più a lungo termine con le full size. Se voi le fate almeno 2 volte alla settimana, si vedono di più risultati. E poi io le preferisco quelle in crema. E questa qui era di cera assodante, che ci ho fatto una volta perché 8 ml, non mi ricordo dove l'avevo presa, adesso c'è anche Tigotà, ma all'epoca no, non mi ricordo se l'avevo presa forse alla Coop. E era assodante, ragazzi, in una volta sola non saprei proprio, con caprifoglio fermentato e acido ialuronico. Cioè, sì, è che io mi lamento sempre che non hanno dei buoni profumi. Cioè, sembra quasi inodore, cioè, tante maschere io vorrei fossero belle profumate, perché per me la coccola è anche l'aromaterapia, che siano anche profumate. E vabbè, comunque non credo di ricomprarla, non so se c'è anche un'altra versione. Poi, un'altra maschera illuminante, questa è molto buona, di Delidea. Questa qui è una maschera proprio gialla che sentite proprio l'effetto, cioè più che sentire, vedete l'effetto illuminante dopo. E questa qua è con la carambola, non so, io la carambola, se già non la conosco, dice zone spente, ecco, l'ultima volta che l'ho usata cominciava ad avere un odore un po' così così, sì, vedete il colore è questo qua. E per cui credo che, cioè, dovrebbe essercene ancora un pizzichino, ma per me è finita. Non sto neanche a tagliarla, o la taglio per lavare il tubetto e buttarlo, ma purtroppo stando lì troppo tempo, eppure il pao di 12 mesi, però forse è perché sono anni che ce l'ho, non so perché sono sporca di nero, bene. E questa veramente fa un effetto bello illuminante, sì, e il profumo era anche buono. Cerco di andare un po' veloce perché sennò vi annoiate qui. Allora, finito questo contorno occhi delle Driadi Argan, la linea Argan, penso sia la mia preferita, perché come prodotti corpo che ho provato, tipo l'olio doccia, ha un profumo buonissimo, proprio orientale, che a me fa impazzire, l'ho comprato addirittura 2 volte, vuol dire che mi piaceva. Quest'anno non l'ho comprato, dico perché quest'anno, perché di solito tendenzialmente uso gli oli doccia d'estate più frequentemente, quest'anno invece no, non so perché, mi ha preso talmente la fissa dell'anguria che gli oli doccia non me li sono proprio considerati, ce l'ho tutti lì. Allora, questa è un contorno occhi molto, molto valido, non costa tanto, intorno ai 10-12 euro. E l'avevo preso da Tigotà, appunto, le Driadi, penso che lo tenga solo Tigotà. E leviga, lascia la zona del contorno occhi bella, bella liscia, non è super nutriente, idratante, appunto levigante, però sì, e un buon contorno occhi, certo, se avete la metà forse ci vuole qualcosina in più. Ora ne sto usando uno di cui poi vi parlerò nelle scoperte, che mi sa che è una bomba, perché ho già sentito l'effetto, si vede già.
Finito uno dei miei amati, prodotti, vabbè, per le labbra, lip oil, che, cioè, vi giuro, ho finito di usare questo, dopo 2 giorni mi è venuto l'herpes. Ho detto, a pelo, perché, cioè, pensate voi con l'herpes mettere dentro il pennellino, diciamo, e, cioè, altro che contaminare. E se non mi è venuto per quello, ma non credo, non mi è venuto prima. Finito proprio scavato, lo lascio a testa in giù dei giorni, vedete, non ce n'è proprio più, se non proprio qualche micro residuo che, ragazzi, io ci ho fatto tutto questo lavoro qua per farlo venire fuori, però profumo dolcino, buono, buono. Poi questo applicatore è una coccola, è un cuscinetto proprio, buonissimo, lo adoro, ne ho altri due in scorta, però adesso uso dell'altro, eh. E poi ho finito a malincuore, salta sempre fuori qualche goccia, dopo il siero di Essence Hello Good Stuff all'ananas. Allora, io sono restia a usare prodotti economici perché soprattutto per il viso, così antirughe, proprietà, non lo so, perché secondo me non ci possono mettere dei nutrienti dentro così efficaci, però invece questo ha un cibo buono. Al secondo posto ho l'estratto di ananas, che è ottimo perché è ricco di vitamina C che favorisce il collagene. E poi mi sono trovata proprio bene perché lascia la pelle bella liscia e compatta. Ne ho già un altro che non so se aprire per continuare la routine, il trattamento. E questo qua è, dice, 97% di ingredienti di origine naturale, costa, cioè, 4,99 l'antichità. Poi questo profumino che ha di ananas, poi in più ha, ecco, ne è saltato fuori un po', ma non ho parole. La consistenza sembra un olio, ma assolutamente no, è acquosa come piace a me. Io adoro le consistenze acquose dei sieri. Il profumo di ananas è buonissimo, cioè, chi non piace, a me piace. E ora vediamo di farlo sgocciolare poi bene, di usare queste 2 gocce che sono rimaste, perché dici non ce n'è più, quando le vai a ripescare c'è qualcosa dentro, mettiamolo qua, va. Poi siamo ancora prodotti viso, perché per i capelli mi sa che non ho finito uno. Finito dopo 1000 anni questo esfoliante della linea Lux Active, che ora dovrebbe aver cambiato nome, cioè io non ci capisco più niente, anche con Eteria che cambia i prodotti, cambia i nomi, vabbè. Comunque la linea Lux, quella rosa, diciamo, sono andata avanti non so quanto tempo a usarlo, tra l'altro ha un paio di 6 mesi e mi sa che io l'ho usato forse anche di più, e non ha cambiato consistenza, odore, niente. Perché mi è durato tanto? Perché comunque è un tonico esfoliante che agisce con cioè, i principi dell'esfoliazione enzimatica, e per cui va usato non più di 2 o 3 volte alla settimana e alla sera solamente, perché se vi esponete potete macchiare la pelle. Io sinceramente non lo so. Non mi sembra di aver visto cambiamenti. Per cui, se c'è ancora questo, perché i prodotti che avevo preso, non mi ricordo adesso bene se c'era questo o no. Comunque non credo di comprarlo. Scusate il casino. Ah, un altro prodotto delle Driadi, che dopo 1000 anni ho finito anche questo, lo scrub delicato viso. Allora, delicato, nel senso che i microgranuli non sono per niente fini fini, è una crema, è già il fatto che in crema di solito sono con più particelle sfoglianti. Guardavo se, ecco, se veniva giù qualcosa. Puff, 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 fa. E non so se si vede qualcosa. Sì, si vede. Questi granuli che, ad esempio, ora sulla mano li sento belli persistenti. Cioè, preferisco un gommage tipo quello di Perlier, che è molto molto più fine e delicato, perché una cosa così, appunto,
parte è difficile da sciacquare, ci sto 2 ore, e poi tende a farmi arrossare più facilmente. Io devo stare lontano dalla zona guance quando faccio lo scrub, proprio perché ho la copperose. Devo stare lontano, infatti mi dura una marea poi gli scrub, perché non lo faccio tanto spesso. Farò, so, 3 volte al mese, ogni, mettiamo 10 giorni, dipende. Se è così delicato come quello di perlielo, posso fare anche più spesso. Questo qua a volte anche 2 volte al mese, cioè non mi finiva più. E la 75 ml. Come profumo la solita linea Argan Argan, è buonissimo. E lo consiglio a una pelle più normale che sensibile e delicata. Peccato perché mi piaceva bene il profumo. È con ingredienti ottimi. Come contorno occhi e l'ho trovata da Tigotà. Ho già la gola secca. Allora, poi ho finito questa acqua micellare biologica, lavanda ligure, è stata una delle ultime novità dei provenzali bio e prodotto cosmetico biologico con estratto di elicriso, lavanda ligure, ma vi dirò. A parte che va, cioè, era, oh mamma mia, mi impapino. Era da usare per struccare gli occhi e il viso. Qui non doveva profumare tanto. Infatti la lavanda, proprio lontano chilometri che si sentiva. A 400 ml, è un prodotto LAV dalla parte degli animali, vegano, no, ingredienti di origine animale, certificato Made in Italy. E testato oftalmologicamente. Infatti, raramente mi ha dato problemi. Forse un paio di volte proprio perché ne ho messo un po' di più che mi ha dato leggermente negli occhi. Ma se mettete la giusta quantità, è una buonissima acqua micellare. Mi sembra che costi 5,99 da Tigotà e mi sono trovata benissimo. Poi il mio colore preferito perché è lilla. Per cui quando l'ho vista, occhio e cuoricino, ho visto che ci sono anche altri prodotti, peccato che non hanno fatto il latte detergente, ma c'è il gel detergente. E vabbè. Poi, allora, veniamo a questo prodotto di Rasaiana, senza profumo, dermatologicamente testato su pelli sensibili. Questo ve ne avevo già parlato in un video, non mi ricordo quale, un'acqua lenitiva. E dove era scritto che mi ricordavo di aver letto, vabbè, comunque vegano, nickel tested, certificato IAB, e mi sembrava di aver letto per viso e capelli o viso e corpo, boh, vabbè. Comunque, allora vi dirò che l'effetto lenitivo l'ho sentito perché io ho avuto spesso problemi di dermatite, il prurito, soprattutto in questa zona, e mi andava a lenire, me la sono spruzzata qualche volta proprio in questo punto qui, qui un residuo di una bella pizzata di zanzara, e a volte anche per quello, cioè certo un po' sprecato, però anche per vedere l'efficacia, e ho constatato che lenisce veramente. L'unica cosa che per il periodo caldo, oh mamma, i capelli, no, mi strappo i capelli, attaccati agli occhiali, dopo mi tiro sui capelli e non ce la faccio più. E l'unica cosa che sì, per l'estate lascia un po' di residuo appiccicoso. Per cui è l'unica cosa che me l'ha fatta un po' non proprio amare al 100%, però è un prodotto che per le pelli sensibili delicate lo consiglio. La profumazione niente di particolare. Di Rasaiana non ho provato molti prodotti, ma invece poi ne ho un altro qua, neanche a farla apposta. Che cos'è? È una maschera, qua dice balsamo 2 in 1 Alhamra e Brahmi. È dermatologicamente testata, sempre un prodotto vegano, biologico. Un prodotto che volevo provare da tanto, c'è anche la versione gialla, non mi ricordo. Questa dice ristrutturante. Un'ottima maschera perché districa benissimo, ha quella sostanza che io amo,
il dimetilamide, non so, mi scappa da ridere perché è condizionante che districa tantissimi i capelli, li ammorbidisce, però il profumo, profumo tra il classico e l'erba. Ma l'erba non nel senso l'erba tagliata, l'erba canapa o non lo so, perché sono prodotti biologici, ma non sa di erbe o oli essenziali. Diciamo che ha più una profumazione forse leggermente balsamica, classica, un mix. Ve la faccio rivedere. Sì, la profumazione non mi è piaciuta. Poi dopo che ho usato quella di Eterea che sa di torta al limone. Comunque l'effetto più o meno è quello, districa benissimo i capelli, li lascia morbidissimi, proprio districati, dopo che le sciacquate sono proprio ben ben districati, però questa costa anche di più. Per cui preferisco comunque quella di Eterea, anche se il pack, questo è più carino perché c'è il viola, è disegnato, vabbè, però se andiamo a vedere queste cose, vabbè ragazzi, ho quasi finito, eh. Finito questo propoli, proprio perché quando avevo mal di gola e che avevo comprato in farmacia, ho fatto dell'Apropos, ho fatto così a spray, non è alcolico, l'ho chiesto apposta, non è alcolico, protegge la gola, alleviando le sensazioni di dolore, non, meno male che non avevo un gran mal di gola. Sì, mi ha fatto, poi qualche volta ho preso anche un po' di tachipirina, per cui ci sta. Si è fatto solo questo, anche la tachipirina. E per ultimo, queste goccine oculari della Care for You che trovo a Tigotà per uso oftalmico. Soluzione sterile con acido ialuronico, camomilla, aiuta proprio a lenire, a tenere l'occhio idratato. A volte, ogni tanto, ne metto qualche goccia anche al mio gatto che ogni tanto gli forma una specie di pellicina nell'occhio, non so come spiegare, mi hanno detto che era congiuntivite, e allora ogni tanto quando vedo che c'è l'occhietto un po' che gli lacrima, arrossato cosa, gli metto qualche goccia e gli passa. È uguale identico a quello che avevo preso in farmacia, che avevo chiesto proprio per il gatto, cioè gli ingredienti sono gli stessi, per cui, cioè questo però costa 3,99, quello della farmacia costava 9 qualcosa, e poi ho visto che c'è anche un altro tipo. Potrei anche ricomprarlo questo qua. E ora va bene, ho già un altro aperto. L'unica cosa che è flacone da 15 ml, ma dopo 28 giorni va buttato via perché non ha conservanti. E sì, questo acqua distillata di fiordaliso, di camomilla, acido ialuronico, sale, sodio, fosfato, bifasico. Vabbè. E eptaidrato, sodio, fosfato, monobasico, bidratto, va bene, queste cose non le so, però era, va bene, questo qua praticamente lo usiamo io e il gatto, perché ho due gatti, ma quell'altro, a parte che è difficile fargli mettergli le gocce negli occhi, però per fortuna è quello più sano, anche se più grasso. Fufi, stiamo parlando di te. Invece quello che si era ammalato, poverino, è il mio cicci. Ragazzi, che caldo, che sudata! Non sembra, ma si suda anche a fare il video. Vabbè, ragazzi, fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti. Adesso prendo un attimo fiato, poi vi registro la seconda parte del Finiticorpo. Ciao, ci sentiamo nei commenti se vi va, ovviamente.